Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi voglio parlare della mindful eating o alimentazione consapevole. A me personalmente non piace etichettare il modo in cui mangio, ad esempio io non faccio l'intuitive eating, nonostante il concetto sia quello. Però in questo caso penso che sia importante dirvi il nome proprio Luna. Puoi evitare? Affinché voi possiate continuare le vostre ricerche. Voglio iniziare dicendo che uno dei miei più grandi desideri da quando ho ricominciato a mangiare è stato quello di riuscire a mangiare assecondando il mio senso di fame, quindi il mio stomaco, e non il mio cervello. Inconsapevolmente quello che volevo fare era diventare una mindful eater. Che cos'è il mindful eating? Essenzialmente è un termine inglese che esprime il concetto di alimentazione consapevole e consiste nell'approcciarsi al cibo, al piatto, accendendo tutti i sensi al fine di poter godere al massimo dell'esperienza, finire il pasto essendo appagati e sazi. Quello su cui ho lavorato per tanti anni, perché è stato molto difficile e un continuo lavoro su me stessa, è stato quello di imparare piano piano a far parlare di più lo stomaco, dare più attenzione a quello che stavo provando dentro mentre mangiavo, rispetto a far funzionare solamente il cervello. Cioè, io vengo da una famiglia in cui mia mamma mi ha sempre detto non si avanza nulla sul piatto, bisogna mangiare tutto. Ma la domanda che a volte mi pongo è: mangio tutto perché ho questa imposizione mentale da quando sono piccolina o perché ho effettivamente fame? Questo mi ha fatto riflettere tanto nel momento in cui ho incontrato altre culture. Ad esempio, in famiglia da Jimmy, loro fanno un pentolone di pasta e ognuno si serve. Invece nella mia famiglia, mia mamma faceva il piatto per tutti. E secondo me anche questa piccola differenza nella modalità di mangiare a tavola tutti insieme fa tanto, perché chi si fa il piatto da solo impara già da piccolo a dosarsi, mentre io, che ho ricevuto sempre il piatto pronto, magari un pochino meno, perché poi, spinta dal fatto che mia mamma mi diceva bisogna finire tutto, mangiavo più forse di cervello che di stomaco. Questi sono piccoli esempi che mi hanno fatto riflettere e mi hanno portata a cercare, adesso che ho maggiore consapevolezza, verso la ricerca di un approccio più mindful, più consapevole. Sarebbe davvero figo fare un esperimento, quindi mangiare ad occhi chiusi e vedere quanto effettivamente di un piatto che mi è stato posto davanti mangio. Boh, sarebbe figo davvero. Potrei farlo. Comunque, in questi anni sono molto migliorata e ho imparato ad ascoltare molto di più il mio corpo rispetto al mio cervello. Nel mio piccolo volevo darvi 5 consigli per riuscire a mangiare un pochino più mindful, quindi dando più spazio e attenzione a quello che succede dentro, a quello che proviamo, piuttosto che a quello che vediamo e quello che il nostro cervello ci dice. Quindi, consiglio numero 1, concentrazione. Bisogna concentrarsi. Nel momento in cui ci sediamo a tavola, nel momento in cui siamo davanti al nostro piatto, cerchiamo di concentrarci su quello che stiamo facendo. Non facciamoci distrarre da 10.000 televisioni, computer, telefono. Viviamo il momento conviviale, assolutamente non sto dicendo questo, però cerchiamo anche di concentrarci su quello che si sta veramente mangiando. E una cosa che a me ha aiutato tantissimo è quello di prendere una forchettata e, prima di metterla in bocca, fermarmi un secondo e far registrare al mio cervello che sto mangiando. Consiglio numero 2, utilizzare i sensi. Prendere una forchettata, osservare il cibo, odorarlo, gustarlo sul palato, sentire se fa crunch, se è morbido, se è... insomma, cercare di attivare tutti i sensi per cercare di amplificare il tutto. So che può sembrare davvero complicato, ma credetemi, è più difficile a descriverlo che a farsi, e a me queste piccole accortezze hanno insegnato la differenza tra mangiare e gustare. Consiglio numero 3, mastica lentamente. Masticare lentamente e a lungo consente al gusto di sprigionarsi sulle papille gustative
E poi più si mastica, più il nostro corpo recepisce che stiamo mangiando e prima riconoscerà il senso di sazietà. Consiglio numero 4, è il mio preferito, accendere il momento. Per me questo ha giocato un ruolo fondamentale ed è secondo me il consiglio più importante e difficile da applicare, perché spesso mangiamo senza accorgercene, prendiamo qualcosa da dispensa e la mangiamo in piedi mentre arriviamo alla scrivania. Arriviamo alla scrivania con le mani vuote e non ci siamo neanche accorti di aver mangiato. A me succede principalmente per le merende, quindi quando prendi qualcosa di veloce, così mangi 2 secondi, magari anche in piedi attaccata alla cucina. Quindi cosa faccio? Mi prendo tutte le mie cose, quello che voglio mangiare, me le metto sul tavolo in un piatto e le rendo un piatto, cioè ritaglio il momento del pasto. Il fatto di fermarsi, ritagliarsi quel momento, accendere e accedere al momento aiuta a aumentare la consapevolezza del fatto che si sta mangiando. Quindi il mio consiglio è: prendi la manciata di mandorle o di snack che vuoi, siediti, ritagliati il tuo tempo, non mangiare mentre stai studiando, mentre fai una pausa studio, fai una pausa lavoro e concentrati. Quei 3 minuti, perché la merenda non è che dura 20 purtroppo, concentrati su quello che stai facendo, gustati il momento, goditelo, chiudi e continua con il tuo lavoro. Il quinto consiglio, nonché ultimo, è qui e ora. Mi accorgo spesso che mentre mangio già penso a quello che mangerò dopo. Mi succede quando mangio primo e secondo, e infatti per questo motivo per molto tempo ho fatto essenzialmente piatti unici, perché mi sono accorta che mentre mangiavo il primo pensavo al secondo, e questo mi portava non solo a non concentrarmi sul mio piatto, ma anche a mangiare molto più velocemente, perché volevo il secondo, oppure il dolce. E spesso questo non mi permetteva nemmeno di gustarmi il mio piatto, perché praticamente e andavo al secondo. Mangiare così purtroppo non appaga né il palato, né il cervello e nello stomaco. Questo in linea di massima è il mindful eating. Vi incito a cercare ulteriori informazioni al riguardo, se quello che ho detto vi ha incuriosito, vi ha dato qualche spunto, vi ha fatto pensare a cacchio anch'io. Vi dico che i benefici di questo approccio è principalmente il fatto che si incomincia a mangiare con più gusto, perché concentrarci su ciò che si sta mangiando esalta veramente i sapori, permette a chi ha necessità di perdere peso anche di mangiare di meno, mangiare più lentamente, concentrarsi, far capire al nostro corpo che stiamo mangiando, aiuta nel lungo termine a ridurre le quantità, perché si smette di mangiare a caso, perché spesso purtroppo, dati gli impegni della vita, si mangia senza accorgersene, e quindi il fatto di ritagliarsi quel momento ti permette anche di vedere il fatto che stai mangiando. Infine, non per importanza, ti insegna anche a conoscerti. Spesso persone accusano dei disagi dopo aver mangiato un determinato pasto, eccetera, però magari se ne accorgono troppo tardi, quindi dopo aver mangiato tutto un pasto, mentre se uno riesce a mangiare e identificare ogni sapore, ogni gusto, ogni alimento, è anche in grado di capire e sentire cosa gli sta causando un malessere. Io non so se sarò compresa in questo discorso, spero di essermi espressa bene, spero di avervi incuriosito su questo argomento. Per me è qualcosa di molto interessante, sto cercando dei libri che ne parlano, perché io comunque non sono arrivata, sto cercando anch'io di migliorare piano piano e diventare sempre più mindful mentre mangio, quindi più consapevole di quello che sto mangiando. E so che può sembrare qualcosa di davvero troppo scientifico, che mentre mangiamo escono fuori microscopi e cose del genere, ma davvero è essenzialmente mangiare ascoltando se stessi, e nonostante sembri facile, penso che questa sia la cosa più difficile che noi come esseri umani possiamo fare: far parlare ciò che c'è dentro versus far parlare solo questo. Basta. Io concludo qui questo video, spero che vi sia piaciuto, spero che l'abbiate trovato interessante. Se così è stato, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace e lasciate un commento. Noi ci vediamo nel prossimo video, ciao ciao!
perché spesso si mangia senza accorgersene. Perché spesso si mangia senza accorgersene.